Vi porto a teatro per farvi scoprire uno spettacolo davvero molto molto particolare. Ne parliamo con il drammaturgo e regista Antonio Piccolo. Ciao Antonio, buona domenica. Ciao, buona domenica a tutti quanti, a te e agli ascoltatori. Grazie di essere con noi. Allora, senti, parliamo di questo tuo spettacolo, Così parlò Mona Lisa, anche un omaggio nel 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Il tuo spettacolo nasce da un'idea che poi adesso mi dirai com'è nata questa cosa, secondo me molto molto particolare. Ci racconti un po', senza spoilerare tutto, però raccontaci un po' la trama, ecco. Sì, allora, l'idea, devo dire la verità, mi è stata suggerita innanzitutto da Alessandro Gilleri, che è il produttore dello spettacolo della Golden Show Trieste, che mi ha dato tantissima fiducia e che quindi ringrazio, e Stefania Ventura, che è un'attrice che collabora con la Golden Show ed è la protagonista poi dello spettacolo, perché interpreta Mona Lisa. Esatto. E la loro idea, esatto, era proprio quella di far sì che Stefania interpretasse Mona Lisa, proprio il personaggio del quadro, e che quindi il quadro potesse prendere vita. E questa è la cosa principale, insomma, di questo spettacolo, perché che cosa succede? Che la figlia del celebre ladro della Gioconda in realtà ha voglia di vederlo, questo quadro che è entrato nella sua vita in maniera così particolare, strana, no? Sì, e allora si inoltra, diciamo così, nel Louvre a notte fonda e ovviamente rimane spiazzata dal fatto che improvvisamente e la Gioconda comincia a parlarle. Sì, esatto. Sì, è stato uno spunto molto intrigante per me, perché quasi sempre io quando scrivo prendo spunto dalla metafisica o da invenzioni surreali, quindi calzava a pennello, e io ho immaginato che siamo nella notte del 14 giugno 1940, che è il giorno in cui i nazisti entrano a Parigi, e Celestina Perugia, figlia di Vincenzo, entra perché vuole rubare la Gioconda per salvarla dalle mani dei nazisti. Esatto. E da questo spunto invece la Mona Lisa prende vita, non vuole farsi rubare e inizia a parlare con lei. E oltre lei in realtà si sentono anche le voci della Nike di Samotracia, della Venere di Milo e della Marianna della Libertà che guida il popolo di Delacroix. Cioè prende vita il Louvre praticamente, i quadri del Louvre prendono vita. E parlano con lei. Esatto, un po' come una notte al museo, esatto. Però ovviamente non è grottesco, diciamo, come il film, ma anzi lo spettacolo naviga tra un genere e l'altro del teatro, dal surreale al brillante, ma anche al drammatico, ha delle parti molto emotive, delle parti invece più divertenti, e in realtà a un certo punto si parla anche molto di Leonardo, dell'uomo del Rinascimento, della pace. Insomma, come dire, anche dei momenti quasi didattici, però sempre con un certo brio. Allora, ascoltiamo almeno una canzone. Ascoltiamo una canzone insieme, poi ti chiedo ancora un paio di cose. Stai lì. Insieme ad Antonio Piccolo questa mattina, regista e drammaturgo di questo spettacolo che stiamo scoprendo proprio insieme a lui, Così parlò Mona Lisa, che è in scena il 26 di giugno a Trieste, all'interno del Festival Estivo del Litorale di Trieste, e quindi insomma non mancate. E ci ha incuriosito molto, perché comunque la storia è davvero molto molto particolare. E tra l'altro è ambientato, appunto, tu ci dicevi, durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale su Parigi, e ci sono tante figure femminili. È un caso o è tutto voluto? Cioè che siano proprio le donne a parlare, ad essere protagoniste in questo spettacolo? No, non è un caso, perché in realtà diciamo che è un periodo in cui sto lavorando sul femminile, perché ho appena scritto l'adattamento teatrale di Orgoglio e Pregiudizio per Arturo Cirillo. Sì. Che era interessata a questa tematica, e diciamo sull'onda di questo ho continuato, diciamo, su questa strada. Poi era un'occasione per me per lavorare con Stefania Ventura e con Melissa di Genova, che è una delle mie socie fisse, le mie colleghe di Teatro in Fabula, che è la nostra compagnia che tra l'altro collabora alla produzione di questo spettacolo con la Golden Show. Sì. E a quel punto ho pensato, se c'erano due donne di due, non solo due generazioni diverse, ma di due epoche, perché una è un'opera del 500, invece un'altra è una donna, anzi una ragazzina del 1940, ho pensato a questo punto meglio che a parlare siano tutte donne.
Ecco, e quindi tutte perché donne. Poi parlando della guerra, che invece, soprattutto ancora nelle due guerre mondiali, è un affare soprattutto degli uomini, purtroppo pensavo che per parlare della pace forse era giusto che parlassero le donne. Era bello, una suggestione interessante. Mi piace molto questa cosa. Senti, noi diamo appuntamento a Trieste, ma poi insomma vi spostate e andate in giro con questo spettacolo? Sì, pare di sì. Insomma, abbiamo Trieste e Isola d'Istria come prime due date, il 26 giugno a Trieste e il 27 a Isola d'Istria. Poi insomma la produzione sta insomma raccogliendo delle date. Saremo bene, sicuramente a Milano, a Napoli, Gorizia, Frascati, allora, ma insomma le date usciranno via via. Allora facciamo così: quando vieni a Milano vieni a trovarci qui in studio a Radio Latemiere, ti aspettiamo e chiacchieriamo ancora con te, perché insomma di domande con ce ne sarebbero tante, ok? Con piacere, grazie Antonio, grazie mille, grazie ad Antonio Piccolo. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao, buona domenica. Ciao. Ciao.